Mi chiamo Simone Vellani, collaboro con Fear System da oltre 3 anni e sono un funzionario aziendale. Mi occupo di gestione e formazione della rete vendita per il Nord Italia. Come sono arrivato in Fear System? Soffrivo di una grave carenza di cartilagine nel ginocchio sinistro e per questo ho subito 3 interventi. Comunque il risultato fu la mia totale inattività sportiva. Credetemi, cosa per me inconcepibile e altamente demoralizzante. Un medico chirurgo mi ha consigliato di utilizzare una terapia fino ad ora a me sconosciuta. È successo che dall'uso costante di 2 antidolorifici al giorno con prescrizione medica sono passato, utilizzando Fear System, alla totale sospensione del farmaco. Il dolore era sparito totalmente. Inoltre andavo in media ogni 45 giorni a togliermi il versamento che mi si formava nel ginocchio sinistro. E anche questa patologia da oltre 3 anni non mi si sta più presentando. Ora riesco a giocare regolarmente a tennis e anche 2 volte alla settimana. E così ho conosciuto la Fear System. Carico di gioia, voi capite, mi sono sentito in dovere di mandare un'email di ringraziamento in azienda. E ricevetti così la telefonata, dopo poco tempo, da uno dei titolari. Ne nacque una piacevole conversazione e quando emerse che mi occupavo da oltre 15 anni di formazione del personale per la vendita in un'importante realtà del Nord Italia, non nascose l'interesse per la mia figura professionale. E oggi sono qui. Il mio background professionale, unito ad un'innovazione così certificata, è stata sicuramente l'arma vincente. Le persone sono sempre più sensibili a soluzioni non invasive e prive di effetti collaterali. Ma per cosa? Per migliorare le loro performance sportive, il loro stato di benessere e salute. La risposta? Fear System. Mi sento di consigliare questa attività a tutte quelle persone che si sentono etiche, a coloro che comprendono la potenzialità di un mercato in costante crescita. Perché? Perché è legato al miglioramento della vita e alla sua salute. Con queste premesse, la soddisfazione economica è solo una naturale conseguenza destinata ad aumentare.